programmato, ma vogliamo improvvisare con le persone che vengono e quindi improvvisando non si sa che cosa succederà nella giornata, però certo sarà uno scambio di emozioni, già è successo un po' di tutto con le persone che sono venute prima, e questo perché? Perché 140 anni non è una data proprio insignificante, 140 anni vuol dire che questo personaggio nel 10 gennaio del 1880 a Loveres, un piccolo villaggetto della Svizzera, è nato e insomma in poco tempo è diventato veramente il numero uno. L'anno scorso ricordo abbiamo celebrato i 100 anni dall'incoronazione a Re dei Clown di Grock, e quindi insomma un po' di gratitudine nei confronti di questo personaggio che ha stravolto completamente il personaggio del clown, trasformandolo da inserviente a un artista e inventando veramente delle cose che ancora oggi fanno scuola e fanno luce per gli artisti contemporanei, quindi insomma il minimo era celebrarlo. Nel circo di Grock questo xilofono veniva utilizzato da un artista, e questo xilofono è stato costruito a mano, un pezzo alla volta, da Grock. Io oso immaginare, perché mi piace emozionarmi, che ci siano ancora le impronte digitali di Grock, che con tanta precisione, da figlio di orologiaio che era, ha costruito questo strumento, e non è l'unico, perché lui aveva costruito anche il violino di scena che usava lui. Insomma, era un musicista, era un artista veramente, un artigiano in tutti i sensi, dell'allegria ma anche delle cose, era il numero uno. Nel 2020 diciamo che c'è il cuore e la testa per realizzare delle cose nuove, non posso anticipare niente anche perché alcune cose non possono essere svelate, però i progetti sono tanti e quindi speriamo che veramente quest'anno, con l'occasione del 140esimo compleanno di Grock, Villa Grock diventi, non dico il simbolo di Imperia, però veramente un'attrazione ancora più interessante e ancora più ricercata insomma, di questa città.